E in questo periodo sia il governo centrale sia i governi regionali hanno creato delle false illusioni dicendo abbiamo aumentato i posti letto, abbiamo aumentato il personale. Non è vero, hanno dato contratti per il personale, contratti co-co-co, co-co-pro, comunque a tempo determinato. Finiti i 6 mesi sono dovuti ritornare a casa, oppure adesso è stato rinnovato perché è arrivata la seconda ondata, che noi medici clinici dicevamo che la seconda ondata sarebbe stata possibile, invece hanno dato voce continuamente, in questo anche i media hanno le loro responsabilità, a gente che diceva che no, la seconda ondata non ci sarebbe stata, che ormai il virus era clinicamente morto. E noi, perché, proprio perché ne vediamo tanti, un po' di esperienza l'abbiamo, quindi queste cose le abbiamo denunciate per quello che è possibile fare, per quello che è possibile denunciare tramite i social, soprattutto questa è diventata la nostra voce. Qui oggi ha dato l'adesione a questa iniziativa perché chiaramente quanto lavoratrice della sanità mi sembrava come minimo doveroso. Io lavoro al Policlinico Umberto I e vorrei chiedere a questa regione qual è stato il comitato tecnico scientifico, quali evidenze, da quale lampada hanno tirato fuori l'idea che il Policlinico Umberto I diventasse il primo hub a Roma per posti letto Covid. 420 posti a regime entro il 16 novembre facendo le corse coi pattini, senza che ci fosse stato il percorso febbre, in un policlinico che stava nel disastro già precedentemente, come se non lo sapessero. E venga Zingaretti in piazza con noi, grazie per essere qui. Innanzitutto volevo regalarle queste forbici perché il 9 doveva inaugurare il consultorio, si ricorda il consultorio di via Spencer, allora abbiamo pensato come coordinamento consultori che non ci avesse le forbici, così le abbiamo portate, ecco, così puoi inaugurare. Sì, ma io sono venuto qua per parlare però. E mica briscola, mica raccogliamo le margherite qua alla Regione Lazio. E poi naturalmente mi sono mascherato perché non posso essere riconosciuto, la parrucca per coprire la pelata e questa maschera dovuta al mio ruolo dentro la Regione Lazio. Mi sembra naturalmente, figuriamoci le forbici per un consultorio. Ben altro sono le situazioni. Sì, lo dobbiamo dire, il Lazio va bene, è una regione perfetta, sta garantendo tutto a tutti, diciamo tutto perché abbiamo anche l'elettorato, quello che non cammina nei binari. Naturalmente dobbiamo ringraziare al 51% le cliniche private, quello che io ormai sto finanziando da anni, mica è briscola, sono scelte politiche mirate. Perché? Perché facciamo in modo naturalmente di aumentare il profitto, però qualcosa la diamo pure alla sanità pubblica, e alla quale però gli molliamo tutti quanti i problemi, tutte quante le difficoltà, i letti Covid, la situazione naturalmente emergenziale, e poi gli si levano le altre patologie, quelle vanno nelle cliniche convenzionate che io continuo a finanziare. E poi il San Filippo apre i reparti Covid, è morto adesso un infermiere, è morto Lucianone che si era contagiato, perché il personale si contagia, perché quando c'è un malato Covid il malato emette. Non si contagerebbero solo se esistessero percorsi protetti a pressione negativa, dove puoi evitare di respirare le emissioni dei pazienti. Ma solo il Cotugno c'ha il reparto per malattie infettive a pressione negativa. Gli altri fanno quello che possono, lavorano nelle rianimazioni,
vengono aggrediti, maltrattati, hanno problemi con gli straordinari, vengono presi a contratti precari. I contratti precari aperti a marzo sono già scaduti, sono già fuori gli eroi e gli angeli. Il capo di gabinetto di Zingaretti, Egidio Schiavetti, che è la segreteria dell'assessorato alla sanità, e il vice capo di gabinetto che c'era già la volta scorsa, il 30 ottobre, quando siamo saliti. Ci hanno dato delle scadenze più o meno stringenti, quindi sulle assunzioni. Sui medici ovviamente ci sono un sacco di problemi, lo sappiamo tutti, per via del numero chiuso, e quindi c'è poca disponibilità, però hanno raggiunto l'accordo con un sindacato, ANAO, che è il sindacato dei medici, per una 900 specializzandi e medici senza specializzazione, che entreranno in tempi abbastanza brevi. Hanno confermato le 80 assunzioni di infermieri a tempo indeterminato alla ASL Roma 5, che aveva fatto richiesta, ancora non gli avevano confermato l'assunzione. Abbiamo sollecitato i concorsi per gli OSS, soprattutto degli ospedali che già ha 2 anni che dovrebbero farlo, e questa cosa qui, diciamo, dovrebbe essere, il concorso dovrebbe uscire entro il 31 dicembre, quindi loro provvederanno a sollecitare queste condizioni qui. Rispetto all'infermiere di comunità è passato oggi un documento in consiglio regionale che ne detta le linee guida. Quelli non saranno probabilmente a tempo indeterminato perché sono temporaneamente legati all'emergenza sanitaria, quindi su quello bisognerà discutere. Quindi il discorso della mobilitazione deve continuare, non ci sono né santi né madonne, perché anche i concorsi, tipo quello degli psicologi che si sta facendo oggi, poi avrà i tempi delle calende greche finché vedono tutti e 6.000 in quelli che si sono presentati. Quindi tutto quello che ci è stato detto c'ha dei tempi che naturalmente rispettano le loro burocrazie, i loro tempi, e intanto però con i privati e con gli amici loro non ci sono tempi limitati. Il problema rimane sempre quando su questa emergenza si continua a non garantire la salute, la sicurezza, specialmente i territori. Quindi gli è stato chiarito bene tutto, e all'inizio sono stati pure un po' stronzetti. Si è chiarito che chiaramente non ci stavano a regalare niente e se leggessero almeno i documenti, però è estremamente faticoso, estremamente necessario continuare naturalmente invece a stare col fiato sul collo, perché poi concretamente, come al solito, dovevo ancora vedere tutto.